fatta, ne ho fatte più di due, ho fatto la Torre Lotta, per esempio, Monotype, dove letteralmente non esiste storyline, non esiste lore, esiste io che cerco di superare una sfida. Sto giocando a Pokémon Nero completamente bypassando la storia, non me frega un cazzo, è fatta bene, a posto, non me ne frega niente. Volessi giocare a un gioco con una storia fatta bene, non giocherei a Pokémon, giocherei a Uncharted, giocherei a The Last of Us, capito? Non a Pokémon Nero. Pokémon io lo vedo come una sfida e sinceramente per la sfida non ho bisogno di andare a cercare un gioco fatto da un altro, mi basta una Chrom più difficile piuttosto. Grazie, comunque mi sono rotto i coglioni. Dolla Fate, Kingart, scusate, non vi ringraziati prima. Riot e Robby Rossa, grazie dei sub, chiedo scusa se non vi ho letto prima. È normale che fanmade e la Chrome fatto di Pokémon faccia meno numeri, esatto. Tranne quelli che sono diventati famosi come Emerald Kaizo e soprattutto Radical Red, che pure quello, oltre a Pokémon Xenoverse, è la domanda più gettonata in assoluto. E ci sta assolutamente che la gente li chieda, però io ho fatto l'esempio di Minecraft moddato. Solo una volta lo provai, mi sono rotto i coglioni in una maniera impressionante, perché devi passare tutto il tempo a capire come funzioni, a capire la mod eccetera, e il 90% di viewers sloggia perché non gli interessa e non conosce la mod e non gli interessa. Poi uno può piacere e dice, ah no, a me piace un sacco Minecraft moddato. Bravo! Un applauso, il 90% delle persone no. Sei la persona su 10 cui piace il moddato, 9 su 10 no. No, Luca Tori, ma allora... Non volevo... Oddio, cosa sta succedendo qua? Non volevo ovviamente risponderti a malo modo. E... Pokémon Marron Merda, non so, anche quello lì me l'hanno chiesto un sacco di volte perché è famoso. Però io adesso non capisco, cioè... Davvero devo davvero vorresti una serie in cui gioco, beh, a parte che non posso perché c'è una città che si chiama Conland World, però davvero volete che io giochi ad un gioco dove le battute sono Tonio Cartonio e la Melevisione nel 2022? Non lo so. C'è gente che me lo chiede seriamente, dei ragazzini per carità. Senza contare che il gioco è... c'ha 11 anni. E che era un gioco fatto meme, infatti non ha difficoltà, cioè tipo... Alla prima città ti regalano le caramelle rare, quindi... È un gioco che proprio non ha nulla a che vedere con, con le difficoltà. Sapere che prende Akratus, sto tizio, prendevo qualcosa che poccava più a distanza. E c'è poco che si chiama Metapod, che era Metapod, però l'iPod, ragazzi, ma... C'è gente che non sa nemmeno cosa sia un iPod oggi. Sì, sì, pinga, pinga. Pinga, pinga, tesoro, pinga. Oh. L'iPod, ragazzi. Veramente se dici a Ciro Gamer 2011 iPod, lui ti corregge dicendo che hai sbagliato, devi scrivere iPad. Ok. Sto Kratos un po' sembra che sappia il fatto suo. Master the enemy.
Let's go. Oddio, è pazzo. Non proprio worth. Perso pure il carretto, niente. Fa abbastanza ridere fare sta cosa. No, bro, ma perché? Bella Madonna. Proprio sopravvissuta. Vabbè. Ci ho sperato. Ci ho sperato, lo ammetto. Mi piace sta botlane comunque. C'è molto scambio. Molto scambio. Mi piacciono queste cose violente. Comunque lui doveva andare back lì. C'ha manco mana per tirare le palle. E mo la wave, messa quelle pezze al culo, e andrebbe pushata. E lui non c'ha il mana per farlo. Un po' sì, dai. Ciao Fieric, io giro un po' secchi qua, ma tanto non è che abbia molto da fare. Mid non ci posso andare. Potevo fare un roaming top, ma ormai. Prendiamo un poco di exp. Cazzo, si è anche messo abbastanza bene in farm, quindi. Oh, my bad. Buono. Allora, Madonna, Karthus, mi pare un po' esagerato. Oh, c'è la ulti invece. Sì, sì, sì. Oh. Ok. Non so. Mia cugina si strofina i miei occhiali sotto le sue ascelle. Buono. Uff, slogiamo da qui che è meglio. Oddio, potevo kickargliela addosso. Eh no, si è cercato prima lì, quindi va bene così. Mamma mia, ragazzi, Karthus Lee Sin, ma cosa stiamo facendo? Karthus Lee Sin. Top raid, grazie di 5 mesi, bentornato. Grazie anche a Salame Provola per i 7. Spero vi piaccia sta botta, a me sta piacendo un sacco. Lo score magico. Ma comunque sì, sta piacendo molto, mi piace sto Karthus poi.
Piace molto. Non so, no, non sono in duo. Oh shit, mi ha silenziato in quel momento. Vabbè. Oddio, manca Kata, eh. Bro, arriva Kata. Eccola. Vabbè, che schifo questo. Non ti posso aiutare. Vabbè. Chiaro proprio. Chiaro come il sole che l'avrebbe fatto. Fa ridere perché abbiamo una sinergia che sembra che siamo in duo, ma in realtà non siamo in duo. Buono. No, infatti ne sa questo Karthus. Non sembra Gold 2. Cioè, non sembra fortissimo, devo dire. Sembra una roba allucinante. Però è bravo, sicuramente. Polso è fatto su, lo sa. Quello sì. Anche allo score magico! Buono. Oh, 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 oh. Vabbè, ma manco io sembro Gold 2, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Vabbè, dai, non era difficilissimo quello che ho fatto, però è esteticamente molto bello il kick flash. Sempre bello vedere il kick flash. Oh oh. Dunque. Ah, rip. No, bro, non c'ho la ulti. Facciamo un po' di dannetti, ma non c'ho la ulti. Che build faccio? Un po' letality. Oddio, fammi andare via da qui. Se lo giamo che è meglio. Niente, un minuto la ulti. Top sta per vedere un altro dive. Cattiveria Darius Trundle comunque. Come si spaventa. Oh, guarda che pizze. Che pizze. Mo se ne deve andare questa, te lo dico io. Va bene, clean, lo accetto. Lo accetto. Me l'hai fatta. Me l'hai fatta, tesoro. Vabbè, però poi sei stupida. Cazzi tuoi.
Avevi fatto anche un buon dodge. Rubiamo un po' di soldi. No, di Prowler. Non prendo il trinket rosso, ragazzi, voglio avere tante ward. Ho bisogno di ward per guardare e ward per jumpare, quindi... manca soltanto Darius da killare. Sono lontano. Non c'ho la ulti. Oddio. Buono, mi mancava solo lui. Good. Bravo, lui rispetta, davvero mid laner, lascia i soldi al support, come giusto che sia. Parisci. Sono slubato dal pisellone. D'altrando il pisello. Oddio. Io stavo per rubare. Assicurare, intendo. Stavo per assicurare la kill. No, qua non mi piace, io non lo farei. No, 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 pazzo! C'è Darius in passiva. Scimmia, stai calmo. Prendi questo piuttosto. Guarda che bella Herald che c'è. Non me lo faccio di certo scappare. Ecco qua. Guardate che meraviglia, ragazzi. Ma quanto sto giocando clean stasera? Non so. Cioè, stasera, adesso più che altro. Prima ho visto, diciamo, un game di dubbia portata. Però c'è anche da dire che c'è un team che lasciamo stare. Cioè, adesso ci abbiamo... Il team è ok. Karthus mi piace un sacco. Karthus è veramente good. Ecco, io mi gioco l'Umbral. Visto che non vado di trinket rosso, vado di Umbral... Così, le ward le muoviamo lo stesso. Prima eri con degli esperimenti falliti, è vero. C'avevo un Trundle prima, che magari è lui. No, non il microfono, non c'è, perché è andato a puttane. Che supporto. Bella, Sunny 3D, grazie ai 12 mesi, Sunny. Grazie mille, bello. Molto gentile. Ti dedico questo drago. Il support lo starta. Il support è stato al drago senza paura. Ma questo Herald? Un po' pazzerello questo Herald, per non dire altro. Oh! Tieni, tutto tuo. Gian Pietro passando a fucile. Come va? Ah, dopo questa azione direi che non potrebbe andare meglio, Nutmico. Direi che non potrebbe andare meglio. La dedico a tutti voi, amici sub. Abbonatevi gratis col Prime o pagando 3,99. Minchia, questo Herald tira più cappucciate di Zidane. Guarda lì. Vai, un'altra. Another one. Basta. Cartellino rosso.
perché ce ne andiamo da qua. Io lì potrei ucciderlo, ma mi sacrificherei e non mi sembra il caso. Per uccidere un Darius puzzolente. L'ho visto, l'ho visto. Se prima che viene a farmi qualcosa quello. Buono. Non potevo scudarlo, quindi niente. Baron mi sembra una buona call. Karthus è vivo. Sì, sì. Io ero lì, dico, lo guarderò morire, invece è sopravvissuto, quindi nulla da dire. Mi sa un po' tiltati i nemici. Vogliamo startare così? Sì, sì, sì. Jariv. La Nintendo Switch con lo scaffo. Buonasera dal bronzo Fieric, quando torni a bustare che ci manchi. Grazie Donnut, bentornato. Dai, forse domani con un ospite. Forse domani con un ospite. Ma scusate, non mi sembra abbastanza bronzo sto game. Non mi sembra abbastanza bronzo sta partita. Per i vostri gusti. Cioè, il livello di difficoltà è quello. No, vabbè. Il livello della play di questo Jarvan pure. Oddio, potevo killare, però sarei morto. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose dentro. Ok. Jarvan ci ha appena reso il game leggermente più difficile, perché anche lui dice, vabbè, ma è troppo facile qua. Abbiamo la ulti adesso. Oddio, è pazzo. Ok. Immagino. Ok. Cazzo, non avevo l'ignite. Cioè, ce l'avevo, ma non so perché non è partito. Oppure mi è tornato adesso. Lol. E... ...7-0-14, ragazzi, ma... Cazzo di partita stiamo giocando qua. Ma che cazzo di partita stiamo giocando qua. Portiamo un attimo fuori. Ok, no, non c'ho i soldi. Mannaggia. Vado a rubare questi. Sicuro? No, non ci andrà mai Darius, è mo' sloggia. Prendiamoci la Yomu e via. Grazie Imbranazzuna per i 7 mesi! Bentornato, bentornata, grazie mille.
Raga, occhio. Ora ci abbiamo tanta movement speed. Grazie alla Yomu. Oddio. Aiuto! KDA player, Fieri kill KDA player. Aveva capito. Vabbè, ora del surrend, immagino. Immagino che sia giunto il momento del surrend, amici. Invece non surrendano. Ah! Ragazzi, io non so che dire a sto game. Oh, dai, almeno una morte me la merito, ragazzi, se no... Come si fa a finire la partita con zero morti? Oh no, ragazzi. C'è una nuova notifica. Se no, non abbiamo KDA. Grazie, finestra strategica per i 4 mesi. Bentornato. A scuola ci hanno insegnato... Come fai a sapere quante kill fai per morte se non c'hai morte? A scuola ci hanno insegnato che diviso zero non si può fare, no? Se no sulle solo KA, cioè suona anche male, K, perché non c'è la death, capito? Non c'è la morte, quindi suona anche male. Il nostro triste più 16 l'abbiamo preso. Direi ottima partita. Better support wins, I guess.